Carissimi amici di calcio inglese e di calcio britannico, oggi un incontro particolare, un incontro con l'autore. Rientriamo dopo le nostre meritate ferie estive con Luca Manes. Ciao Luca, aspetta, ti accendo il microfono. Vai, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Luca Manes è autore del libro che ora sto inquadrando, che è Quando arriva il sabato. Libro edito da Urbone, con cui abbiamo cominciato anche una collaborazione, visto che tanto compravamo tutti i libri da lui. A un certo punto siamo andati a contattarli e gentilmente ci contattano gli autori. Luca è una persona interessantissima. C'è un ritorno, mi senti? Sì. Mi era entrato un ritorno strano in cuffia. Senti, allora, qui siamo a parlare di calcio britannico, naturalmente, perché questo libro, che torno a far vedere perché è un libro che io ho apprezzato tantissimo, è un libro che non è un libro di calcio inglese. In realtà è per un vero e proprio libro di calcio britannico, lo possiamo definirlo così, visto che si parla di Inghilterra, di Scozia, ma anche di Nord Irlanda, Eppure di o Galles, sbaglio, eppure eppure di di Galles, Galles, sì. Eppure anche di se è Galles. tanto di rugby. Sì, perché poi il Galles è lo sport nazionale. Volevo proprio partire dal Galles, è il rugby, però ci sono delle squadre come il Cardiff City, ma c'è anche una squadra recentemente di cui ha parlato nel libro che è andata un po' sugli scudi di Hollywood, che è il Wrexham. Ora, volevo farti subito una domanda a bruciapelo su questo discorso del Wrexham. Dal giant killing che fecero contro l'Arsenal a Hollywood, secondo te tutta questa montagna russa cosa potrà portare quando il circo di Hollywood si staccherà un po' dal Wrexham e che cosa lascerà al Galles tutta questa visibilità? Ma diciamo, Wrexham è un po' una delle, perdonatemi il termine un po' forte, dell'aberrazione del calcio attuale, perché comunque è una squadra con una forte tradizione, ma senza un passato così glorioso. Comunque ha giocato per anni nelle divisioni minori del calcio inglese. Poi, quando c'era la Coppa Nazionale che contava per la Coppa delle Coppe, giocava la Coppa delle Coppe. Infatti, io personalmente ricordo una famosa partita da Wrexham e la Roma negli anni Ottanta. Insomma, Wrexham poi in realtà vive un periodo anche di crisi, addirittura scende in non-league. Poi arrivano gli attori hollywoodiani e il Wrexham diventa un fenomeno globale. Se non globale, quantomeno molto, molto sentito anche negli Stati Uniti. Paramount Plus, per intenderci, fa la partita del Wrexham. E ora, se sei tifoso del Wrexham, casomai l'hai presa anche molto bene questa cosa, nel senso che Per loro sono ora. passati dalla National League alla League One, quest'anno sono anche partiti forte, hanno ambizione di promozione. Chiaramente gli attori ti dicono andiamo in Premier fra qualche anno, il Wrexham diventerà una delle squadre più forti del calcio britannico. Poi, come giustamente dici te, che succede se loro se ne vanno? Io penso che quando poi un club raggiunge un certo livello e si fa un certo nome, anche se loro volessero passare la mano, in questo caso si troverà un'alternativa, e quindi Wrexham, tutto sommato, non glielo voglio tirare, però continuerà a vivere delle stagioni abbastanza positive. Ciò detto, nel caso dei due attori, hanno scelto Wrexham perché era una squadra che, grazie ai tifosi, all'impegno dei tifosi e quindi dei trust dei tifosi, quindi i tifosi ci mettono i soldi, ci mettono l'impegno, ci mettono il lavoro anche non retribuito, si era ripresa. E quindi che cosa hanno fatto? Sono andati a comprare, tra virgolette, un club in salute che aveva prospettive di crescita.
questa cosa, diciamo, a noi puristi fa storcere un po' il naso, perché non è nulla che parte dalla base, e in realtà non solo a noi puristi, ma a tanti tifosi in giro per il Regno Unito. Poi ribadisco, se sei tifoso del Wrexham, sei contento, felicissimo, perché, ovvio. Perché c'è un hype nel Regno Unito, negli Stati Uniti, e tu finalmente stai sulla mappa, perché casomai prima nessuno ti conosceva, e adesso vai a fare le amichevoli negli Stati Uniti davanti a decine di migliaia di persone. Come quest'estate è successo? Sì, quest'estate, l'estate scorsa, però è chiaro che è come dire, molto tutto gonfiato. Per cui è uno di quei fenomeni che ribadisco, a noi affezionati a un'idea forse più romantica del calcio britannico, fa sorgere abbastanza il naso. Io tra l'altro c'ho da crew, da tifoso del crew Alexandra, dei ritorni che dicono sì, va bene, loro hanno vinto il campionato, sono andati avanti, facile con quella montagna di soldi che hanno, che è abnorme per il campionato dove siamo noi. Certo, no, ma è oggettivo. Beh, d'altronde fare quel tipo di percorso, diciamo, se c'hai tanti soldi da investire, è tutto più facile. E ribadisco, loro hanno iniziato anche bene la stagione di Ligue 1, non escluderei che possano arrivare ai playoff o addirittura provare la promozione diretta in Championship. E comunque sappiamo che Championship alla fine è uno dei campionati più importanti d'Europa. Sì. Dal mio punto di vista, se vediamo gli spettatori, le squadre, la forza delle squadre, anche l'elemento economico, viene probabilmente subito dopo i 5-6 campionati principali europei. Ma secondo me forse può entrare anche fra i primi 5, pensi bene. Sì. Perché con Premier ovviamente no, con la Liga no, la Ligue 1 francese ora ha dei problemi, sì. Ma Paris Saint-Germain a parte, Bundesliga non se ne parla, il Serie A si sta riprendendo, ma io francamente ne vedo pochi che possono stare al pari di una Championship. E anche sì. La Ligue 1 è un campionato tra i primi 10 d'Europa, è un campionato soprattutto molto difficile da affrontare. Assolutamente, ci sono tante squadre forti, e ci sono anche sorprese. Pensiamo l'anno scorso l'Oxford che batte il Bolton in finale di playoff, io onestamente non me l'aspettavo, però l'Oxford è un campionato lungo e molto difficile, esatto. Ora noi auguriamo ai tifosi del Wrexham che tutto il bene del mondo, anche perché onestamente prima dell'arrivo dei soldi hollywoodiani l'hanno viste di cotte e di crude, poracci. Si sono visti praticamente lo stadio di proprietà, che era diventato un elemento contrario perché volevano farci una speculazione edilizia, il vecchio presidente, sicché gli auguro tutto il bene del mondo, però devono abituarsi anche che prima o poi quelle persone lì, secondo me, proprio perché si parlava, come parlavi te, non è un discorso di passione vera, perché esatto. Magari sei stato tifoso e ti lega meno. Quando il gioco non riesce più a valere la calmela, oppure arriverà un giocattolino nuovo, può darsi che uno dei due si stanchi. E a quel punto vedremo sì, cosa arriverà. Va aggiunto un'ultima cosa, che il bacino d'utenza è quello, nel senso, poi sì. È difficile, io l'anno scorso avevo provato ad andare a vedere una partita, era difficilissimo trovare i biglietti, possono anche ampliare lo stadio, però voglio dire, i tifosi del Wrexham non sono esattamente milioni di persone, quindi okay. Di nuovi ne attiriranno in Galles, però poi lo zoccolo duro dei tifosi gallesi, soprattutto al sud del Galles, tifa Swansea o Cardiff. Poi c'è una nazione bene o male dove lo sport principale è il rugby, sì, che anche chi non interessa il calcio proprio,
assolutamente. Allora, cominciamo a vedere anche un po' in chat. Abbiamo il nostro Larry, anzi Larry's World. Tra l'altro vi ricordo che Larry andrà in diretta con le partite della nazionale su questo canale qui, non sul Yuki Calcio, ma su Larry's World, che ha creato il suo canale, e gli faccio i miei più grossi in bocca al lupo, prima all'amico Larry e poi al collega, in cui ti vuoi ricordare di Watkins dell'Aston Villa Nungo in Italia, Olanda, 2-1 in cui decise lui al 90esimo. Hai dei ricordi su questa partita? Inghilterra, Olanda, la semifinale degli europei? Sì. Io posso, una chicca su questa partita. In realtà io l'ho vista in Olanda, per lavoro ero in Olanda, e quindi la semifinale degli europei l'ho vista in Olanda, e devo dire che è stato abbastanza singolare, perché chiaramente nel silenzio più assoluto segna Watkins ad Amsterdam, diciamo, l'hanno presa tanto bene, si è sentito un urlo del lumino, che era un tifoso inglese che stava in un pub dove stavo anch'io con i miei colleghi, e lui tranquillamente è esultato. Devo dire che all'inizio l'ha guardato un po' male, poi gli hanno fatto i complimenti, insomma è stata una cosa anche molto carina, molto sportiva da parte dei tifosi olandesi, però per le coincidenze della vita quella partita l'ho vista in Olanda. Senti Luca, vuoi fare un accenno al tuo lavoro, giusto per dire come mai eri in Olanda, che lavoro fai più o meno, oppure... Volentieri. Io da tanti anni faccio responsabile della comunicazione di un'organizzazione non governativa che si occupa di temi ambientali, energetici, in passato anche ha fatto lavoro sull'anticorruzione, e quindi ero in Olanda per intervistare dei colleghi olandesi che fanno le cosiddette climate litigation, cioè delle cause sul clima contro gli stati o contro le grandi multinazionali energetiche. Per cui quel giorno stavo lì perché stiamo facendo dei podcast, dovevamo fare queste interviste, e infatti anche la persona che ho intervistato, che era una giovane avvocatessa molto, molto brava, molto competente, anche molto sul pezzo, poi alla fine dell'intervista ho detto adesso ci dobbiamo preparare la partita, perché per noi è l'evento dell'anno, la semifinale degli europei, quindi mi devo andare a mettere la maglietta dell'Olanda, come dire, ci sono questi incroci tra quello, io dico, il mio lavoro principale, che è chiaramente quello per l'organizzazione che si chiama Recommon, e poi la parte, diciamo, un po' più ludica, che è il giornalismo sportivo, la passione per il calcio inglese, che poi mi ha portato a scrivere, insomma, un po' di articoli, un po' di libri, però quello è proprio quasi puro divertimento per me. Beh, quasi puro divertimento, ma qui c'ho Oris Cuccolo, che buonasera anche a te, grazie mille, che ti definisce il GOAT, il greatest of all time. Ora, fai parte del GOSA, diciamo, degli italiani legati al calcio inglese. E, insomma, sai, all'inizio, per gente come spesso dico ai nostri ospiti, gente con il pelo bianco come noi, c'era una certa difficoltà a trovare le informazioni. Noi abbiamo avuto Roberto Gotta e gli ho detto: noi siamo tutti figliocci tuoi, in definitiva, perché chi o era Gotta o era Flassi, no? Ma chi è che ci informava se no? Chi era al nord aveva la fortuna della TV svizzera, ma chi stava un po' a latitudini più basse era più complicato. Sicché. Allora, un'altra domanda. Dimmi. L'ho avuta questa fortuna. Fino ai 13 anni ho vissuto al nord, vivevo a Lecco, e quindi poi in realtà la TV svizzera faceva un po' di highlights, roba che per gli standard attuali è una barzelletta, però vedere quei pochi gol della giornata di First Division direttamente il sabato sera, mi ricordo che per me era proprio l'evento del weekend quasi. Me lo immagino, anche perché ora è troppo semplice per certi versi. È bello che sia così semplice, ma se mi segna
un Robin Dale dei Blitz Spartans, una tripletta, dopo 2 ore ce l'ho su YouTube. Eh sì. Le immagini. E prima era una scritta che potevi vedere in qualche modo su un giornale preso alla stazione, perché magari trovavi una copia di 442 o qualcosa del genere. Oddio, beh, io addirittura Match, Shoot, proprio antidiluviano. Senti, allora, fra i vari capitoli, il primo innanzitutto si parla di Scozia contro Inghilterra. Ho una domanda un po', cioè non voglio dire troppe cose sul libro, perché sennò la gente poi alla fine non lo legge e se lo sente dire da noi. Però alla fine del capitolo a me è rimasta una domanda da farti. Ma se avessimo avuto nella storia una Scozia più forte, questo match avrebbe ancora lo stesso fascino? Sì, ma in realtà la Scozia... in alcuni periodi ha espresso anche un livello molto alto di calcio. Ah sì, questo sì. Sia basta pensare al 78 anche. Tempi, il passing game è una roba che nasce in Scozia, poi negli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, poi arrivavano i mondiali e sbracavano clamorosamente, per cui cioè, la Scozia è destinata a uscire al primo turno, è proprio... come dire, forse è scritto nella Costituzione della Federazione Scozzese, succede sempre così, è successo di recente, ma è successo nei mondiali del 74 e del 78 che la Scozia era veramente forte, cioè aveva giocatori di altissimo livello, Dalglish, Souness e non solo, Hansen, cioè veramente era una nazionale forte, per cui... In realtà il problema attuale è che Scozia e Inghilterra giocano poche partite tra di loro. Poi c'è stato un periodo che non hanno veramente giocato per anche ragioni di ordine pubblico, mentre sempre per noi giovincelli di una volta, tra il 1984 e il 1984 c'è stato il torneo interbritannico, per cui ogni anno c'era almeno una partita tra Scozia e Inghilterra, c'era partite con le altre nazionali, ci sono state pure sorprese abbastanza clamorose, ci sono state partite epiche, penso quella del 77 con l'invasione di campo, la vittoria del 67 della Scozia sempre a Wembley, e loro si autodefinirono campioni del mondo perché abbiamo battuto l'Inghilterra. Cioè, poi è chiaro che parliamo di due paesi che hanno anche una dimensione differente, cioè i scozzesi sono molto pochi rispetto agli inglesi, si sono sempre sentiti un po' vessati dal cugino forte, e quindi per loro è davvero la madre di tutte le partite. Devo dire per gli inglesi un po' di meno, nel senso che almeno nei tempi recenti, pure parlando con amici, colleghi inglesi, la sentono un pizzico di meno, o meglio, non è che non la sentono, però non hanno quell'astio che a volte hanno gli scozzesi nei confronti degli inglesi. E devo dire che io poi questo lo posso anticipare, insomma lo racconto nel libro, la partita a cui ho assistito, che era a Glasgow, c'è un episodio molto carino, cioè c'è questo tifoso inglese che in realtà riconosce la come dire, l'importanza della tifoseria scozzese, sta lì che li riprende, che li segue, loro, gli scozzesi lo insultano, alcuni anche bonariamente, però lui continua a riprenderli, a fare le foto, a sentire i cori, proprio perché è attratto da questa tifoseria così, così particolare. Poi, se vogliamo... l'immagine che è stata costruita nell'ultimo europeo della tifoseria scozzese, una sorta di idillio totale tra la tifoseria scozzese e il resto del mondo e le forze dell'ordine tedesche e tutto il resto, questo secondo me era molto esagerato, nel senso che va bene raccontare alcune cose, però poi gonfiarle come al solito a dismisura, anche quello non va bene. Cioè la tarta va apprezzata tantissimo, poi non è che la dobbiamo idealizzare come non plus ultra, o comunque darne un'immagine anche caricaturale a volte, questo
non lo apprezzo per niente. Sì, ma questo è una cosa che io non apprezzo in generale nel giornalismo, ma non solo italiano, perché è una cosa abbastanza comune, che te devi sempre raccontare una storia e deve essere sempre la storia più bella del mondo. Invece dovresti documentare quello che c'è e dare il tuo punto di vista al limite. Fare cronaca e dare il tuo punto di vista. Il discorso diventa una bella avventura quella della nazionale scozzese, dei tifosi della nazionale scozzese, che sono belli, sono tutti insieme, però non è che sia quella cosa che quell'idillio che aveva detto te, che ci sia sempre stato e che sia sempre così. Sono persone, anche perché partano spesso con un'idea che ci si diverte più prima che durante la partita, purtroppo. Sbaglio. Sì, sì, ma questo penso che sia dato oggettivo e fattuale. No? Cioè, non è che ora Cattani, se ci sta sentendo da qualche parte, potrà confermare. Lui è andato in Germania solo per vedere quello che c'era prima, non aveva neanche il biglietto, onestamente. Però voleva far parte della festa, che certo, probabilmente sapeva già che la parte più interessante era quella più che la partita. Ci saluta anche, ora scusatemi sulle chat perché Alfonso, come vedete, non c'è, ma Alfonso diciamo gli abbiamo dato qualche giorno di ferie in più perché ne ha bisogno e allora ha chiesto qualche giorno in più e l'abbiamo concesso, sicché oggi sono da solo e sto cercando un po' di barcamenarmi in mezzo a tutti. Claudio Cabella che ci saluta e dice che gli è arrivato il tuo libro e che lo leggerà. Claudio è il nostro collezionista di sciarpe, c'ha un garage in cui la macchina è parcheggiata fuori ed è pieno di sciarpe, di squadre di tutto il mondo, soprattutto britanniche. Claudio, per te ti lancio un messaggio in diretta, sto lavorando ancora per te per la sciarpa del Loch Ness Football Club, che è abbastanza complicata perché non mi rispondano. Ho un amico che sta per partire a novembre per Inverness, ho detto vai, cercali, gli do i contatti. Sì, abbiamo ascoltatori un po' particolari. Poi, un'altra domanda sul libro. Pensavo... Allora, il capitolo dell'Ester e di Vardy, io lo trovo molto legato anche a Belfast con Best. Cioè c'è un collegamento fra queste due persone con il posto dove sono nati in generale, che secondo me c'era molto più forse da scrivere di quello che hai potuto scrivere, anche per forza per problemi, se no diventava una monografia. Che ne pensi? Sì. Beh sì, soprattutto su... la parte su Belfast, su George Best, sì, assolutamente sì, perché quando ho iniziato a scrivere il calcio inglese Best giocava ancora, era proprio le ultime annate, ed era questo personaggio che comunque colpiva l'immaginazione, no, dei ragazzini, poi era un po' un campione maledetto e purtroppo sappiamo insomma come è andato il resto della sua esistenza, e quindi andare a casa sua, aggiungo pure che io per motivi di studio avevo molto seguito tutta la questione irlandese, quindi andare a Belfast, anzi tornare a Belfast per me aveva un'importanza che andava anche oltre il calcio e la vicenda Best, per cui sì, se avessi avuto spazio a volontà credo avrei potuto scrivere un capitolo quattro volte più lungo rispetto a quello, perché ci stavano mille cose da raccontare, perché comunque ci sono poi vari elementi personali, alcuni li menziono, cioè il fatto di aver avuto un grande amico il figlioccio di Matt Busby, sì. E lui era amico di Best, insomma mi raccontava che le prime volte andò in discoteca con George Best, quindi sai, avere questi racconti di prima mano da una persona che tra l'altro aveva
una passione per il calcio enorme, insomma, ha avuto anche un ruolo da vari punti di vista. E cioè, già che mi raccontava di Busby, di Busby Babes, che sono insomma il mio mito assoluto, e poi ti raccontava pure di George Best in discoteca, poi insomma, questo mio amico era una persona abbastanza godereccia, quindi immagino si sia divertito parecchio con George Best, ma ci stanno mille cose, poi ripercorrere, no, tutti i luoghi della vita di Best a Belfast, anche insomma siamo andati poi al cimitero a vedere la sua tomba. Abbiamo un po' rifatto il percorso che fece anche Buffa nella trasmissione, una delle trasmissioni uscita un po' di tempo. In effetti lui sta a casa di Best, io ci ho dormito due notti, devo dire che dormire nella camera di George Best, forse per un appassionato di calcio, soprattutto appassionato di quell'epoca lì, insomma, tanta roba. Diciamo un bel punto nella vita, quello lì, dici questa è una di quelle cose che le posso incorniciare, me le tengo qui e fa parte delle cose che quando, diciamo, quando sarà il momento di lasciare questa vita me la ricorderò per ultima proprio. Sì, sì. E poi ripeto, aver visto Belfast dopo un po' di anni, dopo parecchi anni, io la prima volta che ero stato era il 92, quindi c'erano ancora i Troubles, non era la fase più acuta, però la sera Belfast era un posto che metteva abbastanza paura a un ventenne, all'epoca avevo 20 anni, e attraversare Belfast non fu proprio una cosa super piacevole. Invece vederla dopo, però comunque la divisione tra protestanti e cattolici in parte ancora emergeva, insomma, cioè Belfast rimane una città dove c'è un muro tra una parte di quartiere cattolico e una parte di quartiere protestante, tra Shankill e Falls Road, per cui diciamo è stata un'esperienza molto forte. Sono d'accordo con te che sia Vardy che Bess sono due figli della working class, chiaramente con un percorso ben differente, nel senso che uno è un predestinato e l'altro è uno che in tutti i modi ci è arrivato, e ci è arrivato anche bene, insomma, ha fatto una signora carriera. E se Best di fatto quasi finisce la carriera vincendo la Coppa Campioni, perché oramai da giovane è arrivato a un punto talmente alto che più di quello quasi non può fare, si dedica quasi ad altro, Vardy vince il campionato con Leicester, che ora sappiamo che sta, anche quello è stato gonfiato, che come dire, ne hanno veramente abusato in tutti i modi, però oggettivamente è una storia pazzesca. Sì, infatti, anche perché era una squadra che aveva delle grosse potenzialità, ma stava andando male, presa da un allenatore che te la salva e poi l'anno dopo vai a vincere il campionato, è una bella storia da raccontare, molto bella. Poi che sia stata un po' gonfiata la cosa, sì. Io di quel campionato lì mi rimane sempre in mente una cosa, che c'era il Leicester che stava vincendo il campionato e mi mettevo nei panni degli Spurs che non vincano un campionato da N anni, dal 61, e che se avessero vinto quel campionato avrebbero fatto la figura di quelli che avrebbero ucciso Babbo Natale. Sì. Letteralmente. È vero, verissimo. Allora, un'altra cosa che mi ha incuriosito molto è la Corea del Nord di Park Duik. Il metodo di allenamento che aveva la Corea del Nord di Park Duik, che ne parli, insieme però la simbiosi che c'era con la città di Middlesbrough. Sì, assolutamente. Queste sono cose. Questo libro, se lo leggi a livello nozionistico, impari tante cose, sai tante cose. Però la cosa che mi piace ora, non è piaggeria, perché è vera. La cosa che mi piace di come scrivi te, che fai venire vedere le cose anche su un altro profilo, ti dà la possibilità di pensare, ma guarda, ma qui c'è questo metodo di allenamenti che erano molto duri, questa città che era molto dura
onestamente, dove la palla in un campo del il Middlesbrough, quando giocava all'epoca, la palla a terra, come voleva il suo concittadino Brian Clough, non gliela facevi girare perché rimbalzava, te la portava via il vento. Cosa ne pensi di questa cosa? No, no, è una storia bellissima, nel senso che diciamo, io nel capitolo racconto il giro che mi sono fatto dove c'era il vecchio stadio, dove giocarono la famosa Corea del Nord Italia, che rimane, diciamo, comunque una storia a dir poco particolare. Poi è chiaro che per i tifosi italiani è un incubo, però... Sì, vabbè, è un incubo, ma quella Corea del Nord stava per battere il Portogallo di Eusebio, Ma poi quella Corea del Nord non la volevano, nel senso il governo inglese non la voleva per questioni politiche. Geopolitiche, ma... Esatto. E quindi l'hanno relegata a Middlesbrough, che è una città super working class, fortemente industriale, che chiaramente all'epoca già viveva l'inizio di una discesa che poi è ancora più evidente adesso. Insomma, è una città, diciamo, complessa, che però aveva adottato quella squadra, perché nessuno li voleva. Era un po', come dire, una sorta di team di reietti, e invece il Middlesbrough, che comunque si sentiva ben lontana, non solo geograficamente, no, da gli alti papaveri londinesi, dal calcio trendy che c'era nel sud dell'Inghilterra, e quindi ha adottato la Corea del Nord. Cioè, io racconto del ritorno dei giocatori dopo tanti anni, quando non c'era più lo stadio e quando di fatto avevano costruito un quartiere residenziale dove però i nomi delle strade sono tipo via Centrocampo, oppure c'è il pallone in ferro al centro del vecchio campo. E comunque, diciamo, da un lato a me dispiace che sono spariti tutti gli stadi storici, specialmente l'Harrison Park di Middlesbrough, il Rocker Park di Sunderland, però il fatto di riuscire almeno a dare una dignità a questo passaggio, e quindi segnalare, no, i punti dove c'era lo stadio, lasciare dei piccoli frammenti, con Harrison Park è rimasto un muro, come almeno... No, riesci ancora a legarti a un passato che secondo me è splendido, perché era davvero quello che poi ci ha appassionato, almeno ha appassionato i ragazzi della mia generazione, cioè stadi bellissimi dove c'era un entusiasmo pazzesco, c'era il tifo inglese come lo si intendeva negli anni Ottanta, e quindi va bene, o meglio, non va bene, però... Capiamo che l'hanno dovuti rifare. Poi comunque parliamo anche di nord-est dell'Inghilterra, dove i tifosi sono super passionali, sono tantissimi, e quindi hanno dovuto fare stadi anche più grandi. Cioè, pensiamo a una squadra come il Sunderland, sono stati 50.000 posti, più grande di quello della Juve, per dire, in Italia. Sì, ma Sunderland è una città che vive per il Sunderland. Sì, sì. Perché... Nord-est vivono per il calcio, cioè è pazzesco. No, infatti. Pure Middlesbrough. Ma Newcastle stesso, cioè Newcastle, ci sono dei posti... Newcastle parliamo proprio di malattia totale. Infatti. No, sul discorso degli stati, ora, io mi ero già confrontato con Gotta. È vero che gli stati moderni hanno meno fascino, questo c'è poco da dirlo. È anche vero che i vecchi stadi inglesi, cioè ci dovevi anche stare seduto su quelle panchine di legno, oppure in piedi sulle terrace, che non erano proprio, cioè, come si dice, la cosa più comoda del mondo. Oppure c'erano stati dove avevano solo un servizio igienico per tutta una curva, per tutto uno stand. No. Praticamente. Sicché erano anche delle strutture che io capisco che per un livello, diciamo, tipo Premier
attuale devi dare al pubblico qualcosa di più. Però io uno stadio che è un teatro, o che peggio ancora è un aeroporto, perché entri dentro in questi posti sembra un aeroporto praticamente, a me non mi dà passione proprio, non mi lascia. Ci dovrebbe essere una via di mezzo, dovremmo farlo. Ora io spero che, vedo che qualcuno ha cominciato a reintrodurre qualche settore un po' per nostalgici, mi sembra il Celtic o il Ranger ha messo un settore a Terras, c'è un po' qualcosa, l'hanno fatto. Speriamo che si arrivi a capire che ora stiamo andando troppo in quell'altra, nella comodità. Sì, guarda, sulla questione dei posti in piedi, va detto che per un periodo in Inghilterra sono stati super draconiani, nel senso che si alzava, veniva, rischiava addirittura la cancellazione dell'abbonamento, insomma, c'erano storie abbastanza brutte. Abbonamenti che costano migliaia di sterline, esatto. Tra l'altro. Poi in realtà ci sono stati interi settori che hanno iniziato a seguire la partita in piedi. Cioè, a me è capitato di vedere partite dove c'erano proprio letteralmente interi settori, lì non ci puoi fare nulla. Cioè, se c'hai 3-4 mila persone che stanno in piedi, non è che lo steward arriva e gli intima di sedersi. Mi scusi, sei di sera, no? E quindi la battaglia del tifoso inglese, che è stata in realtà vinta, perché poi i settori dove c'è la possibilità di, diciamo, mettere sia i seggiolini che le terras, quelle moderne, diciamo, che sono super sicure, super sostenibili, sono sempre più numerosi. Questo perché dopo il Taylor Report si era detto, insomma, il Taylor Report indicava che nelle prime due divisioni inglesi non si potesse più avere posti in piedi, proprio perché le terrace venivano considerate molto pericolose. Però, come giustamente dicevi te, parliamo di stadi gloriosissimi, ma che avevano decine e decine di anni. Per capirci, io pochi giorni fa sono stato a Grimsby, che invece è ancora uno stadio proprio d'antan, e in effetti c'è una tribuna che addirittura, devo dire che non me l'aspettavo quasi, c'è una tribuna che è esternamente c'ha le travi di legno. Ora, è un club di quarta serie, ma è chiaro che a certi livelli sarebbe anche complicato avere, non so, immagino l'autorizzazione per poter utilizzare quella tribuna lì, proprio perché cioè, la modernità è questa, insomma, non puoi pensare di ancora avere gli stadi che c'erano 80 anni fa, gli stadi fatti dall'architetto scozzese Archibald Leitch, che comunque erano stadi belli, ma fatti anche con uno schema architettonico abbastanza semplice, e soprattutto tenendo conto che non c'era tanto da spendere. Quindi c'era la tribunetta con la loggetta sopra, poi c'erano le terraces, che erano settori che sbancavano tutto e la gente si metteva in piedi. Bellissimi, io ho libri con foto d'epoca, mi passerei giornate intere a vederle. Posso anche capire che poi c'è stata un'evoluzione, e che in effetti l'unico stadio che hanno dovuto salvare, perché c'era un vincolo amministrativo, o meglio, le due tribune sono quelle di Highbury, non le hanno potute buttare giù proprio perché erano protette dalle autorità britanniche, autorità inglesi. Allora, si è parlato di piccoli club, il Bury, come mai hai scelto proprio loro per rappresentare forse un po' tutti? Il Bury è uno dei club di cui un po' si è parlato negli ultimi anni, perché in realtà è uno dei club professionistici inglesi di fatto è fallito, addirittura scomparso all'inizio di un campionato, che è stata soprattutto per gli inglesi una sorta di shock, diciamo, per appassionati di calcio non solo, uno shock, perché di fatto ha mostrato come poi le basi della piramide non siano così solide, e
sappiamo che tanti club negli ultimi decenni hanno vissuto momenti di vera tragedia sportiva, perché si sono ritrovati proprietari sia inglesi che stranieri che cercavano la facile speculazione, e quando poi non hai spalle così solide come può averle un club di Premier, ma sei una piccola realtà che gioca in terza o quarta divisione, puoi arrivare all'estremo che sparisci. Poi i tifosi per fortuna esistono ancora e ti ricostruiscono e ti fanno fare anche un percorso che può essere virtuoso, perché come dicevamo prima ci sono i trust che ci mettono soldi, impegno e il club finisce, ricompare per fortuna dal nulla, ma questo la dice lunga su quelle che sono le situazioni a rischio anche in un contesto che apparentemente è fatto solo di luci come quelle del calcio inglese, poi in realtà ci sono club indebitati, ci sono problemi di vario tipo, e quell'anno il rischio di saltare per aria ce l'ha avuto anche il Bolton, che è un club comunque ancora più storico, con un seguito ancora maggiore, e io racconto nel libro come andai a vedere una partita del Bolton e fino a pochi giorni prima c'era il rischio di non poterla vedere, perché il Bolton poteva uscire dal campionato, poteva fallire, e effettivamente trovai una situazione di totale instabilità, una squadra super raffazzonata, giocatori presi in prestito all'ultimo momento, ragazzini, penalizzazione enorme, infatti poi il Bolton retrocesse in quarta serie. Comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato tanto in First Division, Premier che dir si voglia, ha vinto la Coppa d'Inghilterra, è stata per anni la bestia nera del Man United, c'è stato un periodo che Man United perdeva sempre col Bolton, quindi un club importante, uno dei 12 club che ha partecipato al primo campionato inglese, eppure anche il Bolton ha rischiato una finaccia. Allora, fra l'altro, Luca, mi dai un assist di quelli al bacio, proprio una palla col contagiri, perché ancora non abbiamo fatto uscire l'evento, ma giovedì prossimo avrò qui Davide Ghirardi e Luca Ferraboschi e parleremo della situazione attuale dell'Everton, che è una situazione che non è per niente allegra, come si suol dire, e c'ha anche delle drammatiche analogie con quelle che possono avere il Bolton e anche un'altra squadra con cui hai parlato, di cui ci hai parlato, del Coventry, che è una squadra che adoro, soprattutto per le sue maglie, però ha avuto anche lei il problema di trovarsi praticamente all'orlo del fallimento e senza neanche una casa. Assolutamente sì, poi Coventry è già di per sé una città che ti colpisce parecchio, perché è una città che è stata totalmente sventrata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi andare a vedere la cattedrale di Coventry, diciamo, o meglio quel che rimane della vecchia cattedrale di Coventry, già è abbastanza forte come esperienza. Poi anche lì, per chi ha la nostra età, il Coventry è una squadra che ha giocato per decenni in First Division, ha vinto una Coppa d'Inghilterra clamorosa nel 1987 battendo in finale il Tottenham ai tempi supplementari, poi piano piano c'è stato questo declino, si cambia stadio, la proprietà ne combina tutti i colori, lo stadio non è più del club, che quindi è costretto anche a andare a giocare altrove, e il club arriva fino alla quarta divisione, o meglio, io la chiamo ancora quarta divisione, la quarta serie, diciamo lì, è quella che attualmente... No, ma quarta divisione credo che chiunque... di noi lo capisca, se non lo capisce è quarto livello della piramide, vai, si fa prima di quindi uno. Davvero un mega de profundis che sembrava non avere mai fine, e poi invece anche grazie a un
grande attaccamento da parte della tifoseria, perché poi diciamo un po' il filo rosso che lega tanti dei capitoli del libro è come, e lo dico, poi lo spiego tanto nel capitolo sull'Ester, è come l'importanza del concetto di sostenere la propria squadra, la squadra della propria città, del proprio paese, che in Inghilterra secondo me ancora esiste tanto. Ed è un po' la differenza fondamentale tra il calcio inglese e il calcio italiano. Il calcio italiano ci sono poche storie di grande attaccamento in piccoli centri alla squadra locale, soprattutto nelle dimensioni inglesi. Cioè, il fatto che tu hai tifoserie anche di una squadra come il Coventry, ma anche squadre forse più piccole, che poi vanno in 3.000 in trasferta o riempiono lo stadio, sono in 20.000 pure per una partita casomai insignificante, quello fa tutta la differenza del mondo. Cioè, tornando sempre all'Ester, io nel libro dico, quello che è successo all'Ester probabilmente in Italia sarebbe stato vissuto con camionette della polizia per strada, cioè una squadra che vince il campionato e dopo pochi anni retrocede. Loro l'hanno presa con grande filosofia, tutto sommato hanno pure pensato, beh, abbiamo vissuto la Champions, vittoria in campionato, vittoria in Coppa d'Inghilterra, questo è un passo falso, ci ripigliamo, 24.000 abbonamenti, andiamo a fare la Championship, ce la viviamo, parecchi tifosi casomai, conoscendo la mentalità inglese, hanno pure pensato, beh, quest'anno invece di andare ai soliti stati ne vediamo degli altri, e l'hanno vissuta in grande serenità, ma parliamo comunque di una tifoseria che storicamente rimane attaccata al club, cioè la tifoseria che quando l'Ester gioca in terza serie riempie lo stadio. In Italia non è che abbiamo tanti esempi simili, ce ne sono, per carità, non voglio sminuire. Ce ne sono, però sono più stati casi, come si suol dire, o di grandi decadute o di situazioni magari in cui c'è più un attaccamento, ma non alla squadra, è proprio alla comunità, magari ci può essere. Io sto pensando più o meno che ora, mentre ne parlavi, sto pensando a quello che è Bergamo con l'Atalanta, che è un esatto. Più la squadra delle valli bergamasche, sì, più che di Bergamo. E più o meno Bergamo ora ci avrà qualche tifoso in più l'Atalanta, ma non più di tanti. Ora sì, che sì, va sì, bene rispetto a quando faceva l'ascensore B, A, B, A. È la cosa più simile. Si ragionava a proposito, per esempio, del tifo, del supporto del tifo locale, anche con altri ospiti. Spesso si dice l'FA Cup è la cosa più bella del mondo. Per me è il non plus ultra, cioè credo, e so che anche per te è così. Però dire copiamo l'FA Cup in Italia, io non sono convinto che possa funzionare, perché la volta che abbiamo un Juventus contro Imolese, probabilmente l'Imolese andrà a giocare a Bologna, se non a Torino, per fare più spettatori. Sì, sì, no, diciamo, noi abbiamo tanti esempi di partite tra piccoli inglesi e grandi inglesi, dove specialmente se è la piccola che gioca in casa, la maggior parte della tifoseria è della squadra in casa, quindi della piccola. Oppure se la piccola va a giocare all'Old Trafford e gli danno 10.000 biglietti, vanno tutti e 10.000 all'Old Trafford. Il problema in Italia probabilmente è che se giocano Imolese e Juventus, il 99% dei tifosi allo stadio sono della Juve. Sì, quella è la grossa differenza, per cui l'idea di fare una roba come la FA Cup, per cui è il sorteggio libero, chiaramente dopo, diciamo, le grandi arrivano un po' dopo, sappiamo come funziona. Ma quello lo possiamo anche copiare, non è un grosso problema su quel discorso lì del sorteggio libero. Il problema è proprio la mentalità. Sì, però come dire, il problema secondo me è che poi il sorteggio libero sarebbe un po' sminuito dal tipo di mentalità che c'è, nel senso, non dico che sicuramente rispetto al format attuale, almeno mia modesta opinione,
sarebbe comunque un passo avanti. Il format attuale è bruttissimo, mi piace, però. Ma sai, il formato attuale è anche un problema, che noi si tende a pensare alla Coppa Italia come fosse l'FA Cup, invece la League Cup. Sì. Sì, perché non è neanche organizzata dalla FIGC. Esatto. È organizzata dalla Lega, poi alla fine. E a quel punto è molto più simile alla League Cup. Sì, in parte sì. Non credo che qui possa funzionare. Funziona in Francia. In Francia è una bellissima Coppa Nazionale, veramente una meravigliosa Coppa Nazionale. Infatti ci sono storie di piccole squadre che sono arrivate in finale, che hanno fatto quello che in Inghilterra si chiama Giant Killing. Poi è una questione anche di... Il Bastia che si gioca alla finale di Coppa di Francia è bellissimo. Certo, no, ma guarda, se posso raccontare un'altra piccola cosa riguardo la mia esperienza, proprio sulla FA Cup, diciamo, e poi in realtà a proposito di Roberto Cotta, stavamo lì a vedere la partita insieme. Io l'unica finale che ho visto dal vivo è l'ultima proprio tra due super underdog. Portsmouth Cardiff nel lontano oramai 2008, e c'era pure Roberto, che chiaramente è, come dire, autorità assoluta, è la persona più competente di calcio britannico nei confini italiani. E comunque quella rimane una finale mitica, anche se poi la partita in sé non fu particolarmente bella, ma forse fu proprio l'ultimo anno con sorprese a non finire. Se non ricordo male, arrivarono tre squadre di Championship alle semifinali. Dovrei ricontrollare, a memoria non lo so. Sì, sì, erano tre squadre di Championship. Però mi ricordo che fu proprio un FA Cup patta, completamente. Esatto. Pazza. E il Cardiff giocava in Championship. Il Portsmouth in realtà era anche una buona squadra di Premier, ma era una storia bellissima. Purtroppo, rispetto anche al recente passato, ce ne sono di meno, nel senso che se vai a scorrere l'albo d'oro degli ultimi anni, le squadre di Premier sono è abbastanza banale l'albo d'oro degli ultimi anni, onestamente. Anche però considera che negli ultimi anni sono aumentate le rose, sono sempre più grandi, c'è meno quella possibilità anche per un underdog di poter sfruttare il momento non favorevole della squadra di Premier. Poi va detto che quest'anno la storia meravigliosa era proprio a proposito di Coventry, il Coventry City, che meritava in tutti i modi di buttare fuori. Finisce a un tacchetto dalla fine. Esatto. Quello sarebbe stato, come dire, l'highlight dell'anno, e sarebbe stato strameritato, perché poi lì si è vista proprio l'attitudine della piccola che se la gioca, che ovviamente gioca contro lo United, che è uno squadrone, ma non si fa intimorire, anzi recupera. In realtà fa l'impresa, probabilmente senza VAR sarebbe andato in finale. Anzi, sì, sicuramente sarebbe andato in finale. Perché impresa diretta, francamente, ho detto vai, è fatta, onestamente, perché devo ammettere, mi dispiace per te e tutti i tifosi United, ma ero trasportatissimo per il Coventry in quel momento. Come ero molto più trasportato per lo United rispetto al Manchester City. Ma guarda, io arrivo a dire che, come dire, da sportivo ci sarebbe stata la vittoria del Coventry, poi forse gli avrebbero risolto, faccio una battuta cattiva, gli avrebbero risolto un problema lo United. Nel senso, dici avrebbero... per l'allenatore, Sì. L'allenatore non è esattamente, però va anche detto che i tifosi United erano abituati, forse a uno dei migliori allenatori della storia,
e gli ultimi che sono. Allora, arrivati. Guarda, se vuoi apriamo una parentesi, perché io su questo c'ho un pensiero così, un pensiero mio. Da dopo Ferguson si sono alternati notevoli allenatori, si può dire. Sì, quello. Quello è stato preso a pesce in faccia, e Moyes, che poi alla fine non è che abbia fatto così male, se ci guardi bene. Beh, soprattutto secondo me non gli hanno dato tempo, nel senso lui è stato cacciato dopo 10 mesi, poi vabbè ci sono state pure storie un po' particolari, un giocatore che sa che all'epoca già United stava con la moglie, con la figlia di Moyes, quindi questa cosa ha creato mille problemi, insomma. Poi è chiaro che se arrivi dopo Ferguson, proprio c'è tutta la sfiga. Se arrivi dopo Ferguson, con Ferguson che ti passeggia continuamente in società, non è facile. Sì, sì, è quello. Non è affatto facile. No, ma d'altronde, cioè, nel caso del Liverpool, del grande Liverpool, se vogliamo, era più semplice perché Shankly aveva vinto molto di meno, perché poi era più facile seguire la sua linea, per cui chi è venuto dopo Shankly in realtà ha vinto anche di più. Poi è chiaro che Shankly, diciamo, io rispetto per tutte le squadre inglesi, anzi la storia del Liverpool penso sia meravigliosa, ne parlo pure nel libro, per cui davvero. Se no, pure io rispetto. Shankly ha cambiato il Liverpool, esatto, ha cambiato tutto. È uno di quei personaggi, davvero sembra un po' inflazionata come espressione, però da altri tempi, nel significato più positivo della locuzione. Però lì, come dire, c'è stato un percorso, ci sono stati 2-3 allenatori che hanno tenuto un po' quella linea lì. Poi è chiaro che se invece ti trovi quello che è stato più di 20 anni, ha vinto tutto quello che ha vinto in quel modo là, dando proprio un'impronta culturale al calcio britannico, che devi fare? D'altronde, in questo bisogna dire che, dati alla mano, gli allenatori scozzesi sono abbastanza bravi, ecco. Considerando il pure Shankly era scozzese. Busby. Senti, facciamo le ultime due domande, perché volevo rimanere entro l'ora di diretta, perché poi questa diretta qui finirà anche su Spotify, e quello che dico sempre: più di un'ora di podcast è sequestro di persona, non è più un podcast. Allora, ti vorrei chiedere una cosa veramente che a me mi ha fatto ridere proprio mentre lo leggevo. Te avevi, era scritto, ora sembra una bufala, quasi come dare dello scarzone a Harry Kane. E mentre leggevo questa qui, io mi stavo guardando gli europei quando davano di scarzone a Harry Kane. Ma è possibile? Sai, siamo in un calcio che giudica tanto i giocatori dalle vittorie. Qui Harry Kane non ha vinto nulla e viene criticato. Poi, per carità, io pure credo l'ultimo europeo non l'abbia giocato benissimo. No. Ho detto, però... è uno dei migliori attaccanti della storia del calcio inglese. Ma non solo perché ha fatto il record di gol, perché comunque tante partite che penso tutti noi appassionati di calcio hanno visto del Tottenham, dell'Inghilterra, ma anche banalmente l'ultimo anno del Bayern Monaco, Harry Kane è uno che segna, che fa gol. Tu fai il centravanti, tra l'altro lui non è il centravanti che segna e basta, lui è il centravanti che fa l'assist, che anche una discreta velocità, che sa trattare bene la palla, quindi sì, che a volte rientra e fa giocare la squadra. No, assolutamente, lui ha davvero questa maledizione che non ha mai vinto nulla, e nel calcio moderno conta ancora di più rispetto al calcio del passato, quindi verrà sempre additato come quello che ha perso le finali, quello che non ha vinto i campionati, quello che si segnava, però poi la squadra sua non vinceva.
poi sappiamo benissimo che il Tottenham non è che non vinceva con Harry Kane. Tottenham, purtroppo per i tifosi del Tottenham, non vince un campionato dal 61. Oramai il Tottenham è stato a fascia di non vincere avendo in squadra Gascoigne e Lineker. Eh sì, esattamente. Come dire, per metterla in positivo, è anche vero che con Harry Kane sono arrivati in finale di Champions League. A voglia. Che è una roba che una squadra come il Tottenham ovviamente non dico si sognava, ma riprende un po' i fasti anche degli anni 80-70 quando vincevano le coppe europee e poi dopo non, tutti questi risultati non l'hanno fatti, quindi personalmente mi dispiace tantissimo che Harry Kane non abbia vinto nulla, che non abbia vinto l'europeo, perché speravo che potesse sfatare questa maledizione con l'europeo. Però per carità, cioè, criticare Harry Kane, ragazzi, o meglio dire che è uno scarsone, dire... sì, no, ho sentito dire uno scarsone, uno che non è, che è sopravvalutato. Allora io non credo di essere il depositario della scienza del calcio, però boh, cioè, sono rimasto un po' così quando l'ho visto questa frase nel libro. Ho detto no, mi sono messo a ridere veramente perché ero proprio invaso in quel momento lì. Allora vorrei concludere con due cose, secondo me proprio potrebbero essere delle idee se avrai voglia, modo e tempo di scrivere qualche altro libro. Uno, Burnley Blackburn. Secondo me quel capitolo meriterebbe invece un libro. Quella rivalità. Sì, pazzesco. Perché non è una rivalità che si trova documentazione, ma non è Millwall contro West Ham oppure Tottenham-Arsenal. È qualcosa che secondo me aprirebbe la testa a molte persone, ma veramente. No, grazie. Un po'. Sì, sì, sì. Poi, come al solito, io insomma racconto di cose che vedo con i miei occhi, quindi quei posti, quei luoghi li ho visitati, ho visitato gli stadi, ho visto partite e sì, devo dire che insomma ci sarebbe ancora, ecco, un po' come gli altri capitoli che citavamo prima, anche lì ci sarebbe tantissimo da raccontare. Poi è uno di questi derby che si gioca poco, e quindi il derby, infatti, ogni partita acquista un fascino pazzesco. Tra l'altro hanno giocato sabato scorso a Burnley e anche quella è stata una partita particolare, perché in realtà il Blackburn pareggia col tiro della domenica con i tifosi del Burnley che stavano lì che facevano quasi le battute, c'è un video con questi e la palla entra, quindi è veramente il classico derby di cui si parla poco, ma che in realtà è un po' una miniera di storie e anche di grande, se vuoi, attrito tra le due tifoserie, perché davvero non si possono vedere. Sono, diciamo, simili, come sono due città molto proletarie, post-industriali, ma che hanno anche almeno le tifoserie hanno un atteggiamento un po' diverso, è un po' come Southampton e Portsmouth, no? Quindi quelli se la tirano un po' di più, la stessa cosa con quelli del Blackburn, che poi hanno insomma anche un passato all'inizio della storia del calcio inglese notevole, ma lì è più una questione che riguarda anche il soprattutto, diciamo, le popolazioni delle due città, per cui sì, ci sarebbe tantissimo da raccontare. Dai, ci penso su. Vai. L'ultimo pensiero che ti lascio è che nel tuo libro c'è molta musica, ma tantissima musica. Te fai conto che mentre lo leggevo io mi rivedevo anche alcune parti, mi rivedevo tipo il Marquee Club, queste cose qui che mi andavano sopra, e in base mi sentivo magari negli orecchi, anche se non avevo la musica, mi sentivo Liquidator a Stamford Bridge, per dirti. E anche quello è un tema che tratti un po' su tutto il libro, parli parecchio di musica e calcio, e ne parli molto bene. Secondo me sarebbe un'altra bella idea.
perché c'è molta musica nel calcio britannico. Grazie. Perché c'è molta cultura nella musica. Grazie del suggerimento. Sì, rispetto anche agli altri libri che ho scritto, parlo molto più di musica, è vero. Perché poi alla fine dell'Inghilterra ti piace, almeno a me piace il calcio, la musica, le sottoculture, la letteratura, il cinema, quindi è una roba molto più a 360 gradi. C'è nel libro, c'è proprio un intermezzo su Manchester o Manchester, quindi c'è tutto questo giro che ho fatto sui luoghi storici della musica di Manchester, ma non solo, il capitolo sul Coventry, c'è Tuton, insomma è vero, ci sono parecchie citazioni, e sì, forse si può fare qualcosa. Perché, come avete visto, come abbiamo parlato, qui c'è molto, onestamente, e Luca te ce l'hai spiegato benissimo, sia oggi che chi avrà voglia e la pazienza, neanche troppa, perché è un libro che io l'ho bevuto e sono dislessico, così che immagino un po' come potrebbe essere. Questo è un libro che si legge con una facilità e con una gioia a ogni pagina. Edito da Urbone. Urbone vende anche direttamente, ora non me l'hanno detto loro di dirlo, ma secondo me, io questa è una cosa che dico io personalmente, se volete supportare gli autori comprate quando è possibile direttamente dall'editore, perché ci sono varie piattaforme che ovviamente si prendano la loro parte, perché anche loro non stanno aperti per niente, però il prezzo è lo stesso, perché no, andare, andare direttamente alla fonte. Luca, ti ringrazio, se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori. Assolutamente, prima di tutto voglio ringraziare te perché è stata una chiacchierata meravigliosa, questa è veramente la cosa che mi piace di più quando si tratta di calcio inglese, riuscire a trascorrere un'ora, due ore in compagnia e con grande anche, secondo me, serenità e garbo a parlare di questi temi. D'altronde è un social pub, che cosa si fa? Non si può bere birra, perché ovviamente se no non diamo una bella immagine ai minori che possano guardarci, però. E poi un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Spero che insomma abbiate passato un'ora in compagnia e che poi, perché no, mi possa interessare fare una lettura del libro di Quando arriva il sabato, e non escluderei che fra un po' esce anche qualche altra cosa, però un paio d'anni, no, ci sto iniziando a pensare e fra un po' casomai ci inizio pure a lavorare, delle idee ci sono e quindi tienici informati, perché noi saremo sempre qui. Va bene, okay. grazie mille Luca, grazie. Allora ragazzi, l'ora dei saluti. Avete sentito Luca che ci ha parlato del suo libro, abbiamo fatto questa ora circa di chiacchierata fra amici, io di nuovo in solitaria più o meno, ci sarà Davide Ghiraldi e anche Luca Ferraboschi, vi do appuntamento per un tema un po' meno, diciamo, un po' meno leggero, sull'Everton, sulla situazione dell'Everton, che non si parlerà della situazione in campo, ma si parlerà soprattutto della situazione societaria. Sarà giovedì prossimo, sempre alle 21, il 12 di settembre, sempre su Yuki Calcio, sempre su tutte le piattaforme come Twitch, Facebook e anche YouTube. Buonanotte a tutti e buon calcio britannico a tutti.